due segnali importanti di attenzione da parte dello Stato, come è giusto e doveroso per le sofferenze dell'Aquila, e l'apertura di un comando per il nucleo carabinieri tutela del patrimonio culturale. Sono un'eccellenza riconosciuta nel mondo e che aiuteranno a tutelare lo straordinario patrimonio di questo territorio. E l'apertura di Maxi L'Aquila, una grande iniziativa sull'arte contemporanea che porterà non solo uno spazio museale ma anche uno spazio per mostre, quindi aiuterà a rendere ancora più viva l'attività culturale dell'Aquila. Deve avere la centrale, è un impegno che lo Stato ha preso e deve mantenerlo.